Buonasera, benvenuti al TG regionale di Toscana TV. Boom di nuovi casi di coronavirus in Toscana, 61 in più rispetto a ieri. Nessun morto, ma vediamo insieme i dati provincia per provincia. A Firenze 4 casi in più, a Prato 6, a Pistoia 2, a Massa 17 in più, a Lucca 7 in più, a Pisa 8 in più, a Livorno 4, ad Arezzo 10 in più, a Siena 1, a Grosseto 2 in più. E ora il punto nel servizio. Impennata di nuovi casi di coronavirus in Toscana, 61 in più, mentre ieri i nuovi positivi erano stati 23. Non si registrano per fortuna nuovi decessi. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1%. Gli attualmente positivi sono oggi 510 più 11,6% rispetto a ieri. Riguardo ai nuovi 61 casi, 17 sono da ricondurre a un cluster già noto in provincia di Massa Carrara, 8 sono in provincia di Arezzo e sono relativi a un gruppo di giovani italiani rientrati da una vacanza all'estero, più due contatti, così come due casi rilevati rispettivamente nel Senese e in provincia di Grosseto, anch'essi rientrati da una vacanza all'estero. Infine, i casi rilevati in provincia di Lucca, Pisa e Livorno sono riconducibili a casi rilevati nella zona della Valle del Serchio nei giorni precedenti. Diminuisce anche l'età media dei contagiati, infatti è di circa 32 anni e il 77% è risultato asintomatico, il 19% pauci sintomatico, il 4% con stato lieve. Le persone sono tutte in buone condizioni e in quarantena. In totale, da inizio epidemia, la Toscana ha avuto 10.644 casi e 1.137 decessi. È del sub di 54 anni non risalito in superficie dopo un'immersione ieri alle isole Formiche nel mare antistante Marina di Grosseto, il cadavere trovato questa mattina nel mare tra l'isola del Giglio e quella di Giannutri, probabile un malore. È ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze la bambina di 8 anni investita ieri sera a Monterchi in provincia di Arezzo. La piccola stava seguendo i genitori che si stavano recando in un bar della zona. L'auto che l'ha investita per fortuna non andava forte. La piccola è stata sbalzata di qualche metro. Non è in pericolo di vita. Un altro attentato incendiario a Livorno, stavolta è toccata una tabaccheria. Cresce la preoccupazione in città e nei negozi presi nel mirino. Stavolta è un punto vendita gestito da italiani. Ecoballe, dopo 5 anni inizia il recupero. 38 mine ecologiche da disinnescare per evitare il disastro ambientale. Carlo Sestini. È partita l'operazione Cerboli Pulita, volta a rimuovere le ecoballe disperse nel Golfo di Follonica. Visita ieri a Piombino e nei luoghi dove sono in corso le operazioni di recupero delle ecoballe di combustibile solido secondario dopo la dichiarazione dello stato di emergenza del luglio scorso. Oggi è una giornata importante per la tutela dell'ambiente, ha evidenziato il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa, perché tutte le forze dello Stato hanno lavorato in modo complementare per salvare questo nostro splendido mare. Ho voluto fortemente quest'operazione, ha sottolineato Costa, che in pochi giorni già ha dato i primi risultati con un grande merito dei cittadini che l'hanno fortemente richiesta. Il governo italiano, partendo dalle richieste del territorio, ha dichiarato il presidente della regione toscana Enrico Rossi, ha trovato il dispositivo giuridico con un decreto specifico per questa materia che ha permesso di intervenire con grande rapidità, efficacia ed efficienza. Anche il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli ha messo in evidenza come il sistema di protezione civile ha potuto esprimere ancora una volta la sua capacità di intervento. Il comandante del raggruppamento Comando Subacquei e Incursori, Massimiliano Rossi, ha presentato i compiti istituzionali del gruppo operativo Subacquei e illustrato tutti i dettagli di Cerboli Pulita. La Marina Militare ha schierato nelle acque del Golfo di Follonica 3 navi specialistiche e il gruppo operativo subacquei. L'operazione di recupero prevede in estrema sintesi 3 fasi: la ricerca e localizzazione dei contatti, l'identificazione dei contatti stessi e recupero delle ecoballe,
In particolare per quanto riguarda la terza fase, ha sottolineato il comandante Rossi, è prevista l'immersione dei subacquei sui contatti identificati, l'inserimento dell'ecoballa nelle reti di contenimento, il sollevamento in superficie e l'imbarco della stessa sulla nave Caprera. Nel caso di materiale che verrà trovato oltre 60 metri di profondità, ha concluso il comandante, sarà necessario l'intervento di nave Anteo, che effettuerà il recupero mediante l'impiego dell'impianto integrato per immersioni profonde. Soddisfatto si è detto il sindaco di Piombino Francesco Ferrari. Oggi c'è anche una giornata che è ricca di orgoglio, è l'orgoglio di appartenere a un paese splendido dove quando si vuole risolvere un problema si riesce anche a mettere da parte tutta quella burocrazia che purtroppo richiamiamo troppo spesso. In arrivo 103 milioni di euro per i nuovi cantieri della cultura, tra questi anche il Museo della Lingua Italiana e la Loggia Isozaki a Firenze. Vediamo. Dal Museo della Lingua Italiana a Firenze alla Casa Cantautori a Genova. È di 103 milioni di euro il valore degli investimenti del piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali varato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, che ha già ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Si tratta di 11 interventi che contribuiscono alla nascita di nuove realtà culturali e al consolidamento di altre. Tra queste anche la realizzazione della loggia di Isozaki a Firenze. Dario Nardella, commentando la decisione, ha detto: quella del ministro Dario Franceschini è una decisione storica per Firenze e la cultura italiana. Dopo più di 20 anni di discussioni e polemiche inconcludenti sulla realizzazione della loggia del grande architetto giapponese, finalmente arriva la parola definitiva sulla realizzazione di un'opera che la mia giunta ha sempre sostenuto. L'ex portiere Giovanni Galli è candidato della Lega per le prossime elezioni regionali. Nel 2009 sfidò Renzi a sindaco di Firenze. Vediamo. C'è anche Giovanni Galli, ex portiere della Nazionale, della Fiorentina e del Milan, che sfidò Matteo Renzi nella corsa a sindaco di Firenze nel 2009, sostenuto dal PDL e dal resto del centrodestra, tra i candidati della Lega alle regionali in Toscana. Nel 2014 Galli si candidò anche alle elezioni europee con Forza Italia, senza però essere eletto. Alle regionali di settembre sarà candidato in un collegio della provincia di Firenze. Sono tante in lista col Carroccio in Toscana, in corsa anche tutti i consiglieri regionali uscenti. I candidati sono stati presentati a San Vincenzo in occasione della festa della Lega Provinciale di Livorno alla presenza del leader del Carroccio Matteo Salvini e della candidata a governatore per il centrodestra Susanna Ceccardi. Assente Galli per impegni personali, ma la sua candidatura è stata annunciata direttamente da Ceccardi dal palco. A Viareggio, dove sono stati inaugurati la banchina e il nuovo mercato ittico. Il servizio. Doppia inaugurazione al porto di Viareggio. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha tagliato il nastro prima alla nuova banchina commerciale, che consentirà l'attracco di tender di navi da crociera, di charter e di piccole e medie imbarcazioni, poi al nuovo mercato ittico, casa della marineria viareggina, che ospiterà anche un ristorante. No, intanto un mercato che si attendeva da 13 anni e finalmente ha visto la luce, e poi la banchina commerciale dove potranno attraccare le mini crociere e portare turismo a Viareggio. Ma il porto e i cantieri assieme al mercato ittico fanno davvero il piano strutturale nautico a Viareggio. Dovevamo necessariamente dare importanza alla marineria viareggina, lo abbiamo fatto con questa infrastruttura assolutamente fondamentale e potremo valorizzare non solo la flotta dei pescherecci ma anche il pescato, con al primo piano il ristorante e sotto naturalmente tutta la parte che riguarda l'attività imprenditoriale vera e propria. È un'iniziativa che credo soddisfi molte persone, ma dia bellezza a Viareggio, perché finalmente abbiamo completato un'opera che da troppi anni era attesa. Il porto di Viareggio è il porto turistico della Madonnina, è il porto industriale del 30% del fatturato mondiale dei grandi yacht, è anche il mercato ittico, la flotta della marineria, il pescato viareggino. Questa è Viareggio e questa è la bellezza di Viareggio.
Due opere attese da molti anni in città che è stato possibile realizzare grazie anche ai finanziamenti della Regione Toscana, rappresentata in questa giornata inaugurale dall'assessore Marco Remaschi e da Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale e candidato del centrosinistra alle prossime elezioni. E stamani sentire che come regione abbiamo ben utilizzato quei 7 milioni di euro, che 2 per la banchina commerciale, 5 per il mercato, nel corso degli anni sono stati utilizzati per realizzare quest'opera, per me rappresenta motivo di grande orgoglio. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Franca Valeri a pochi giorni dal suo 100° compleanno. Tanti gli attestati di cordoglio, tra cui anche quella del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che su Facebook ha scritto: pochi giorni fa la gioia immensa di festeggiare i suoi splendidi 100 anni, ora il dolore di non averti più con noi. Grazie Franca per la vita dedicata al cinema e alla TV. Il tuo sorriso ha sempre detto più di ogni altra cosa e così ti ricorderemo per sempre. E noi la vogliamo ricordare con un'intervista che le abbiamo fatto proprio quando ha ricevuto le chiavi della città di Firenze. Vediamo. Non credevo mai di poter aprire con queste chiavi simboliche uno dei forzieri più ricchi del mondo, Firenze. Come trova l'energia per andare avanti, per produrre ancora? Dove la trova tutta questa energia? Sai, come non si sa dove si trova la forza per vivere, però ci deve essere un sistema. Io forse l'ho imbroccato, non so dove le trovo. Adesso mi scende una lacrima. Ecco, ho detto, però mia madre diceva: Franca non è bugiarda, ma è reticente. Non ne dico troppe. Grazie di avermi invitato. Lo scorso 15 giugno Alberto Sordi avrebbe compiuto 100 anni. Forte dei Marmi ha organizzato 2 eventi per celebrarlo. Vediamo. Lo scorso 15 giugno Alberto Sordi avrebbe compiuto 100 anni e per celebrare l'importante anniversario il Comitato Villa Bertelli di Forte dei Marmi ha organizzato 2 eventi imperdibili con ingresso libero per tutti i fan del grande Alberto nazionale. Mercoledì 5 agosto alle 21.30 nel giardino della villa, promossi dall'associazione Arte, è stata inaugurata Alberto Sordi fuori dal set, prima rassegna fotografica che celebra il centenario della sua nascita. Ben 40 immagini emozionanti e inedite per una mostra unica nel suo genere che presenta un Alberto Sordi mai visto prima fuori dal set, nelle pause di realizzazione dei film e in scatti personali provenienti dagli album di famiglia dell'ideatore e curatore della mostra Igor Righetti, cugino del grande attore. Il curatore istituzionale è Massimo Magurano. Fotografie preziose che immortalano l'attore anche assieme ad altri grandi personaggi come David Niven, Vittorio De Sica. Molti scatti riguardano immagini inedite nelle pause di realizzazione di alcuni film celebri con Alberto Sordi in divisa come I due nemici, Guardia, Guardia scelta, Brigadiere e Maresciallo, Il commissario, Il vigile, Ladra lui, ladra lei. Del resto, Alberto Sordi è sempre stato molto vicino alle forze dell'ordine. Questa è la prima grande mostra su Alberto che è stata fatta fino adesso in Italia, per ora, col fatto del Covid e tutto il resto ovviamente si è tutto spostato, quindi siamo molto contenti di farla qui a Forte dei Marmi, rimarrà allestita fino al 5 di settembre. La cosa che ci tengo è che è gratuita per tutti, come anche lo spettacolo di questa sera, gratuito per tutti come avrebbe voluto Alberto. La rassegna costituisce un'occasione unica per scoprire il lato inedito e umano di un grande artista come Alberto Sordi. Un omaggio a un attore che ci ha regalato tante risate, tuttora molto amato in tutto il mondo e che ha rappresentato l'Italia e gli italiani con i loro pregi e i loro difetti.
Alberto è amatissimo negli Stati Uniti, dove ha avuto due cittadinanze onorarie, Kansas City e a Plains in Georgia, in Russia, dove i suoi film venivano anche mandati, appunto, non avendo carattere politico, venivano mandati in onda con i sottotitoli in russo. Come avrebbe concluso Alberto Sordi questa intervista, con una sua battuta o con una sua smorfia? E venite a vedermi, perché qua c'è il fulcro della vita mia. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.